ascoltare ad Arezzo l'opera lirica per la prima volta prodotta interamente ad Arezzo, per Arezzo, ed esserci dentro è veramente felicità pura. Nel centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini, al Teatro Petrarca ha debuttato il nuovo Gianni Schicchi. L'opera comica del celebre compositore toscano è infatti tornata con una nuova produzione fortemente voluta dal Comune in collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo, con protagonista il baritono Mario Cassi, la regia di Manu Lalli e l'orchestra della Toscana diretta da Fabrizio Maria Carminati. Abbiamo voluto includere nel cast cantanti da tutto il mondo, ci sono dall'Argentina, dalla Corea, però l'aretinità si sente forte, la toscanità, io non lo so, però io canto Puccini da non so quanti anni, un po' in tutto il mondo, e trovo che veramente i toscani su Puccini abbiano una marcia in più, e quindi la particolarità, se posso, con un po' di orgoglio, è che Schicchi, fatto così, forse il Sor Giacomo è contento. Nel cast anche i talenti del nuovo progetto Le Stanze dell'Opera, una scuola di specializzazione per giovani cantanti lirici e musicisti. Io spero che un giorno si potrà dire qui è nata, questa sera sono nate delle nuove stelle, e che anche questo non è mica scontato, perché nel nostro lavoro, come dire, ce la fa uno su 20, su 30. Ecco, io stasera spero di avere portato a battesimo delle promesse che qualcuno, poi non è neanche più una tanto una promessa, è già una realtà, e spero che Arezzo non se la faccia sfuggire. Infine l'omaggio del mondo degli orafi all'opera lirica di Arezzo. Per l'occasione Federorafi ha infatti fornito 60 monili provenienti da tutti i distretti orafi italiani. Non sono accessori, sono protagonisti, perché la regista, veramente ispirata da questi gioielli, ha creato dei personaggi. E quindi, che dire, quando l'arte orafa unita alla musica e alla cultura portano al successo un'opera, è gioia pura. Ma come si fa in questo mondo, una cosa si perde, una si trova.